sono Ah, problemi ti di licenza. salta. Sì, salta proprio perché così proprio salta e non riesco a. Adesso sembra che siamo in diretta, ma non si capisce niente. Siamo in diretta, non siamo in diretta, io non ci capisco più niente. Comunque, tu parlavi di storia, vediamo di Vediamo di andare andare avanti lo stesso. avanti. Tu parlavi di storia, ma Sì. cos'è a che vedere tu con la storia, Vincenzo? Ma io anni fa mi sono laureato in storia medievale qui a Milano. Insomma, ci ho messo un po' di anni anche perché ero studente, lavoratore, quindi insomma mi sono dovuto allungare. E però è stata anche una fortuna perché in realtà mi sono reso conto che studiando certi argomenti a una certa età i risultati sono stati ben diversi che ad averli studiati a poco più di 20 anni. E infatti, io, per esempio, a suo tempo avevo fatto tutta una serie di esami di storia della Chiesa, biennalizzandoli e quant'altro, e devo dire che rispetto alla prima volta che avevo studiato certi argomenti, man mano che andavo a scavarli sempre più in profondità, mi accorgevo di sentirli ben diversamente. E quindi effettivamente mi hanno dato questa piccola inquadratura su tutto quello che sono stati fatti, successi nel corso del Medioevo, dalla caduta di Roma in avanti, e sinceramente mi fa un po' ridere a volte quando senti gente che tratta argomenti mischiandoli epoca per epoca, secolo per secolo, come se fosse tutta una massa unica, quando invece è tutta una, non diciamo evoluzione perché non è terminizzato, però è una progressione di fatti, di situazioni che cambiano di continuo, è un alternarsi di forze, di poteri, di possibilità, di sviluppi, di retrocessioni e quant'altro. E invece magari da altre parti, su certi canali, ti fanno Ecco, allora vedere. tu hai studiato storia medievale. Sì, cioè l'indirizzo era Possiamo quello. tentare, noi parleremo poi d'altro stasera, noi parleremo poi d'altro, ci concentreremo un po' sui Catari, Va bene. uno degli argomenti più importanti e una delle leggende nere che è stata poi scagliata contro la Chiesa. Ma per Medioevo, cosa intendiamo esattamente? Vincenzo, perché c'è chi fa partire il Medioevo dall'incoronazione avvenuta il 25 dicembre dell'Ottocento di Carlo Magno e lo fa finire sostanzialmente, quindi comincia a sgretolarsi nel 1303 con Filippo il Bello che umilia Bonifacio. Tutto si Esattamente. chiuse in maniera con Tira. la pace di Westfalia. Tu da quando fai partire il Medioevo e quando lo fai terminare? Perché è importante già circoscrivere, insomma, il periodo. Certo. Allora, guarda, fai conto. Ogni storico ha idee personali a riguardo, quello è sicuro. La cosa che è determinante è la motivazione e la base che uno va a studiare, se sono questioni religiose, di economia, di politica o altro. Allora, la cosa fondamentale è che il Medioevo è un'epoca lunghissima. Non è come può essere la storia contemporanea, un secolo o due o pochi decenni. È un periodo di almeno 1000 anni. A scuola ti insegnano che comincia con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, e siamo nel 476, e ti finisce nel 1492 con la scoperta dell'America. Questa è la definizione che fa contenti un po' tutti, perché tutto sommato mette insieme le varie idee a riguardo. C'è chi invece, diciamo da storico professionista più attento, ti fa partire il Medioevo sostanzialmente con Diocleziano, quindi da quando l'impero romano per forza si vede che si deve suddividere in più parti perché è diventato troppo grosso da gestire in sostanza. E quindi diciamo siamo all'inizio del 300 circa, alla fine del 200, e può finire teoricamente appunto c'è chi dice col 300. Perché subito dopo fa partire un periodo nettamente migliore di sviluppo, di evoluzione che dovrebbe essere l'umanesimo, il rinascimento. E invece chi, partendo invece dalla base sociale, ti dice che il Medioevo finisce in Europa col 600 circa. Tant'è vero che c'è una grossa somiglianza,
di quella che è la cultura sociale europea, nonostante la scoperta dell'America, nonostante i commerci, nonostante le invasioni turche, fino quasi all'illuminismo. E io userei l'idea quella che ti insegno a scuola, diciamo che Sì, ti fin dicevo che c'è chi lo fa finire nel 1648 con la pace appunto di Vestfalia. Ma partiamo dall'argomento che invece intendiamo affrontare, perché perdersi dietro queste datazioni Sì. effettivamente insomma, è un po' cervellotico. Noi parleremo dei Catari. Alcune domande, io te ne faccio un po', però ti invito veramente ad essere molto, molto sintetico, naturalmente nei limiti del possibile. Allora, chi erano i Catari? In quale periodo si svolse l'intera vicenda dei Catari? Questo è già importante da, come dire, da capire, da comunicare. Quindi, in che epoca? Stiamo parlando del famoso, di quella che è passata come leggenda nera, della Chiesa che avrebbe sterminato i Catari, eccetera, eccetera. Allora, chi sono i Catari? In che aree geografiche vivevano? Di quale periodo storico stiamo parlando, Vincenzo? Sì, allora, ultima precisazione prima di partire perché è perfetta per quello che mi hai chiesto. La differenza fondamentale che ti insegno a scuola è la differenza tra alto e basso medioevo. L'alto medioevo è tutto il periodo che va dalla caduta dell'impero romano fino all'anno 1000, il basso medioevo è dall'anno 1000 in avanti. E questo è fondamentale perché in realtà tutto l'alto medioevo noi lo vediamo come se fosse chissà quale epoca in cui l'Italia, Roma, il Vaticano fosse chissà quanto potente. In realtà nell'Alto Medioevo tutta l'economia, la politica, il centro del mondo mediterraneo è tutto spostato a Oriente. Infatti nell'Alto Medioevo noi abbiamo lo strapotere dei bizantini, le invasioni degli arabi, e l'Occidente non è altro che una massa di terreni che vengono continuamente attaccati da popolazioni che arrivano da altri paesi. Con l'anno 1000 si ha la stabilizzazione di questa situazione, per cui non ci sono più grandi invasioni, ma addirittura le popolazioni europee cominciano a espandersi loro verso i territori orientali. Ovvero, l'ultima grande invasione sarebbe quella degli Ungari, che viene bloccata nel 955, come data che viene indicata sui vari manuali. Da quel momento in poi abbiamo che l'impero, il Sacro Romano Impero Germanico, quindi la continuazione, ma su base dei territori, soprattutto tedeschi, con la dinastia, degli Ottone, si rifonda e rifonda un impero, un'entità statuale forte nell'Europa occidentale. Da questo momento in poi comincia realmente l'Europa che conosciamo noi. Abbiamo tutto il primo secolo, dove non ci sono altro che, diciamo, dal 1000 al 1100 circa, che ci sono contrasti tra la Chiesa e il Sacro Romano Impero per quanto riguarda quella che è stata la storia per le investiture. Ma in realtà da questo momento in avanti abbiamo miglioramenti agricoli, miglioramenti economici, abbiamo sviluppo dei commerci e cominciano gli europei, io ti direi gli italiani, ad andare realmente verso Bisanzio e riportano anche, oltre che le merci, anche le teorie, le dottrine. Tant'è vero che quelli che da noi si chiamano Catari, in realtà sono la derivazione di alcune sette. C'è chi dice cristiane, chi dice di altra origine, però dai manuali poi vedremo è una base puramente cristiana, di dottrine manichee che si sono sviluppate nella Grecia tra l'ottavo, nono, decimo secolo. E in particolare se vogliamo. Vincenzo, vogliamo però spiegare che cos'è il manicheismo, perché credo che sia fondamentale, perché poi la dottrina dei Catari, in realtà vedremo, è una dottrina manichea. Sì, o perlomeno. Allora, il manicheismo, quello reale, cioè quello storico, era una re religione dualista che vedeva due principi, la luce e le tenebre, e viene fondata nel III secolo, quindi diciamo durante il Medio Impero Romano.
da Mani e si sviluppa soprattutto nei territori orientali. Territori orientali che quindi erano territori dove c'era il contatto tra cristianesimo, ebraismo e i vari culti locali e qualche cosa che proveniva dall'India e dall'estremo oriente. Ora, questo culto è molto affascinante perché racchiude tutte quelle che possono essere anche varie religioni che conosciamo noi in apparenza. Casualmente, che è la cosa che poi è tipica del manicheismo, fu subito contrastato. Tant'è vero che abbiamo il manicheismo che viene condannato da Diocleziano proprio perché è una religione che i romani fanno fatica a capire, soprattutto la ritengono una religione che arriva da un paese straniero per portare la depravazione tra la popolazione. E quindi questo culto, che sostanzialmente all'apparenza a livello di teologia aveva questo contrasto tra due principi, ha poi il risultato di far vedere come negative tutte le cose terrene. Tutte le cose terrene vuol dire. Allora, spieghiamo bene questo concetto, Vincenzo. Quindi il manicheismo sostanzialmente sostiene che vi sono due principi, Sì. giusto? Anche due Dio, uno del bene e uno del male. E il Dio cattivo avrebbe creato questa realtà materiale, dai quali i catari volevano in qualche modo liberarsi. E quindi, a causa di questa loro religione, che cosa facevano? Che cosa inducevano a fare? Che cosa praticavano? Poi magari entriamo un po' più nel dettaglio, ma intanto diamo Bene. già un quadro generale. D'accordo, Sì, ovviamente. allora qui saltiamo qualche secolo e qualche passaggio, perché in realtà il catarismo in apparenza si collega al manicheismo. Diciamo che in mezzo ci sono 8 secoli, quindi in 8 secoli hanno creato varie eresie, vari passaggi diversi. Quello che arriva qui da noi, che non è un unico manicheismo, ma poi come al solito poi da buoni italiani, perché si sviluppa soprattutto nel sud della Francia e nell'Italia centro-settentrionale. Da buon italiano, anche l'italiano medievale non poteva che mettersi a litigare e quindi il catarismo in Italia si divide in tantissime sette sottosette, tant'è vero che poi gli inquisitori dell'epoca sono degli elenchi che sembrano quasi assurdi, perché si fa fatica a capire dove comincia un'eresia e dove ne finisce un'altra. La caratteristica di fondo era il rifiuto della materia. Rifiuto della materia che portava sostanzialmente a negare tutto quello che è collegato alla vita ordinaria. Quindi a livello sociale, per esempio, c'era la negazione della validità del matrimonio, ovvero, visto che i catari pensavano che il corpo non fosse altro che un sacco di fango, dove lo spirito era prigioniero, non si voleva far altro che liberare questo spirito dalla materia. Il risultato era che tutto quello che era legato alla procreazione, alla terra, era considerato negativo. Che vuol dire? Che per un cataro era ordinario suggerire sì una vita austera, ma addirittura appunto favorire la non procreazione, quindi evitare assolutamente il matrimonio, evitare di generare nuovi figli che sarebbero stati nuovi spiriti prigionieri della materia. E si arriva addirittura a proporre di evitare certi lavori. E soprattutto c'è la condanna di tutto quello che era il cristianesimo del XII secolo, ovvero tutto quello che era immagine non era da Dio. Tutto quello che era sacramento non era da Dio. Tutto
tutto quello che veniva proposto nelle chiese era per loro un'assurdità. Il risultato qual è? Il risultato è che, soprattutto in Francia, si vennero a creare questi gruppi eretici che non erano solo di contestazione, come qualcuno può credere, verso la Chiesa, ovvero magari un invito a cercare una vita religiosa povera, austera, più legata a quella che può sembrare la vita vera di Cristo e degli Apostoli. Il risultato era che in certi casi, dimmi. Sì, io volevo leggere semplicemente 4-5 righe di Bernardo Gui. Bernardo Gui è stato infangato naturalmente da Eco, l'ha dipinto insomma a modo suo. Bernardo Gui riassumeva così la dottrina dei catari sul matrimonio. E si condannano, leggo testualmente, e si condannano del tutto i matrimoni che unisce l'uomo e la donna, pretendono che in esso si sia in perpetuo stato di peccato, negano che il Dio buono l'abbia mai istituito, dichiarano che conoscere carnalmente la propria moglie non è peccato minore del commercio incestuoso con una madre, una figlia, una sorella. Quindi è chiaro che la dottrina dei Catari andava anche a minare, come ho detto qualche volta nel corso di qualche video, andava a minare l'ordine sociale. E quindi non mise in allarme solamente la Chiesa, che intervenne anche tardi, ma mise in allarme la società. Mise in allarme la società e mise in allarme ovviamente i governanti, perché questo significava effettivamente minare l'ordine sociale, non solo l'ordine sociale, ma proprio la procreazione. Quindi era una dottrina da questo punto di vista assai perniciosa, come dicono quelli che parlano bene. Sei d'accordo o c'è qualcosa che non va in quello che ho detto? No, questo, allora, E poi questo è vorrei che tu sicuro. parlassi anche del consolamentum, che cos'era in sostanza? Sì, il consolamentum era in sostanza uno dei pochi sacramenti, se si possono definire così, che venivano proposti dai catari. Ovvero, visto che per loro i sacramenti cattolici erano tutti negati, loro proponevano il consolamentum, che era la somma di quella che per un cattolico può essere la cresima, la comunione e il battesimo addirittura. Allora, qui c'è da fare delle piccole distinzioni, perché appunto, come Ma dicevo questo prima. consolamentum, però scusa Vincenzo, ma questo consolamentum aveva però una caratteristica particolare. Perché col consolamentum, che cosa una persona si impegnava a fare nel caso in cui fosse sposato? Beh, nel caso fosse sposato, doveva abbandonare la consorte, doveva abbandonare la consorte e Esatto. accettare la vita dei perfetti. Perché questi catari, per centrare bene il problema, è innanzitutto che il tutto si sviluppa nell'arco di un paio di secoli. Inizialmente si hanno piccoli predicatori che si diffondono soprattutto nel sud della Francia, come dicevo prima. Sud della Francia, Italia settentrionale, era la zona dei commerci, soprattutto dei collegamenti con l'Oriente, per cui era molto facile che arrivassero dottrine dalla Grecia. Questi, soprattutto nel periodo del 1000, 1100, 1150, abbiamo delle testimonianze incredibili di persone che, seguendo questi eretici, fanno dei grossi tumulti. Ora, tumulti vuol dire addirittura attaccare monasteri, evitare di pagare le decime, evitare di seguire i giuramenti fatti ai feudatari. Questo, terra terra, vuol dire sovvertire l'ordine del Medioevo, perché tutto il Medioevo si basa sul giuramento, ovvero immaginiamo che il più piccolo feudatario promette, giurando al feudatario maggiore, fedeltà, e tutto questo è la base di quella società. Praticamente si impegna a combattere per lui, a
a gestire la popolazione, a difenderla, e al tempo stesso questo impegno del nobile è in qualche modo rimborsato, risarcito, possiamo dire così, dal popolo che lavora fornendo il materiale, il cibo, le derrate che servono a far vivere il nobile. Ora, quello che facevano i catari era partire da una visione stranissima, perché io non posso definirla diversamente, di quello che erano le sacre scritture. Cioè, questi qui avevano in odio il Dio dell'Antico Testamento. Lo evitavano. Prendevano per buono solo qualche cosa di alcuni profeti e i salmi. Per il resto, loro partivano da una lettura diversa del Nuovo Testamento, ovvero dei Vangeli che erano gli stessi dei cattolici e di alcune delle lettere di San Paolo e di San Giovanni. E in particolare questi avevano un attaccamento a quello che era il Vangelo di San Sì. Giovanni, che effettivamente è quello più filosofico, possiamo dire, ecco, dei quattro canonici. E addirittura a questo ci andavano ad aggiungere degli altri trattati, esclusivamente loro, che sono proprio dei documenti apocrifi, che sono conosciuti da decenni, ovvero di questa religione qui se ne parla tanto, ma la cosa assurda è che ci sono dei volumi pubblicati già negli anni 30, negli anni 40, che racchiudono non solo i documenti degli inquisitori, ma anche i documenti e gli studi fatti sui manuali dei catari stessi. Quindi di nascosto in realtà non c'è nulla. E in particolare, per esempio, io vabbè, mi sono avvalso di questo libro qui, che è La cena segreta, e di un altro, dello stesso autore, tra l'altro, che è un professore universitario di Sì. Trento, o meglio, questo è introdotto da lui, poi opera di un francese, che è La religione dei catari. Puoi Poi, dire anche il nome di questo professore, Vincenzo? allora, il professore, che è Scusa, puoi dire anche il nome di famoso questo da grafica, professore? Francesco Zambon, e il libro è stato pubblicato da Delphi nel 97. Quindi sono 20 anni che c'è un'edizione completa, accessibile a tutti, su quello che erano i rituali dei catari. È tutto documentato. Quindi, quando sento magari che parlano di cose segrete, mi viene abbastanza da ridere, perché in realtà basterebbe leggere qualche cosa per accorgersi che tutto sommato di segreto c'è ormai ben poco. Il risultato qual è? Il risultato è che questi facevano una lettura completamente personalizzata, diciamo così, dei Vangeli. Propugnavano una vita povera e austera, e per questo venivano apprezzati dalla popolazione, perché non si può dire diversamente. Io quello che ho notato, che quello che dicono poi anche i vari storici dell'epoca, è che tra il 1000 e il 1200 noi abbiamo una chiesa, sì, che è diffusa abbastanza capillarmente, che però, come ben sappiamo, era colpita dai peccati di simonia, di concubinaggio, e quindi la popolazione stessa a volte non era ben disposta verso i chierici classici. Invece, in questi eretici, loro avevano di fronte delle persone che vivevano all'apparenza in modo austero. Ecco, mi piace quell'apparenza in modo austero, sì. Mi piace quell'apparenza. E infatti era l'apparenza, nel senso che, attenzione, il fedele cataro. Io posso anche essere così abbastanza d'accordo sul fatto che fosse sincero. Il problema è che dietro a questa gente poi si andava a creare, soprattutto in Francia, tutta una serie di collegamenti di politici locali, per cui il problema dei catari divenne davvero qualcosa di molto grosso a livello territoriale, oltre che religioso. Ora, cosa succedeva? Che loro stessi si dividevano tra fedeli e praticamente tra catecumeni, ovvero i fedeli erano quelli che loro chiamavano perfetti, e i perfetti erano quelli che accettavano di vivere seguendo la loro visione del Vangelo. La loro visione del Vangelo, appunto, partiva dall'idea che ci fosse
E qui andiamo su concezioni che sembrano quasi essere moderne, cioè perché sembrano dette da qualche pensatore di oggi. Per cui in realtà noi abbiamo a che fare con questi che indicano il Dio dell'Antico Testamento come la personalità più cattiva e lo vanno a far corrispondere a quello che per noi è Satana. E al tempo stesso rivelano che il Dio del Nuovo Testamento invece è l'entità buona. E qui fino all'apparenza uno può spalancare gli occhi, però può avere ancora qualche buon sentimento. Questi però ti arrivano a definire che Cristo non era Dio, ti arrivano a definire che Cristo non si è neanche incarnato, arrivano ad indicare che lui era un angelo sceso in terra. Addirittura che era l'incarnazione di un altro principio. Cioè, e poi abbiamo appunto le varie sette catene che si dividono Ma in. queste cose non si sono poi perse, ma queste cose poi non si sono perse coi cadri. Mi pare che ancora oggi circolano, come dire, impunemente, per usare un termine pesante. Volevo dire però, Vincenzo, fare un po' il punto della situazione. Quindi, io sto leggendo da un libro abbastanza documentato, e dice: allora, anticipando, bello, è il titolo del paragrafo, anticipando l'ora della libertà e facendo dissolvere al più presto l'incubo tanto vuoto quanto odioso dell'esistenza, la conseguenza diretta di simili principi, cioè quelli dei Catari, era il suicidio. Il grande dovere della vita, anzi a dire il vero, il solo, era quello di distruggere la vita stessa. Quindi questo autore dice che i suicidi erano, per così dire, all'ordine del giorno. Si sa di alcuni che si facevano aprire le vene e morivano nel bagno, altri bevevano pozioni avvelenate, altri ancora si trafiggevano. Puoi parlare dell'endura? Che cos'è l'endura, Certo. Vincenzo? Allora, partendo invece, il libro che dici tu è quello famosissimo di Gurò, Elogio dell'Inquisizione, qui ho fatto una copia della copertina, e questo è un buon volume di partenza per Esatto. un'idea di massima di tutta la situazione. Allora, l'idea di Gurò, che però è incentrata solo in un certo ambiente, è che i catari professassero il suicidio. Il suicidio perché l'unico modo per liberare lo spirito dalla materia è quello sostanzialmente di uccidersi. Quindi sembra che questi fossero ben propensi a indicare solo teorie autodistruttive, antiumane. Guardando invece i libri stessi dei catari, viene fuori un continuo tentativo di allontanare i fedeli dalla materia, ma quello che poi passa per endura in realtà viene molto limitata, ovvero succedeva che quando c'erano malati terminali, questi venissero consigliati di lasciarsi morire di nebbia, in sostanza. E qui però rientriamo in quello che è la mentalità medievale, per cui ci sono dei casi documentati anche da inquisitori, per cui nobili della lingua d'oca si sentono di avere delle malattie che li portano alla morte e decidono di diventare catari. Allora chiedono il consolamentum. Il consolamentum era quello che si diceva prima, cioè il sacramento principale dei catari che si basava sull'imposizione delle mani. Per cui da quel momento in poi si chiedeva che il catecumeno diventasse un perfetto, quindi praticasse totalmente la vita del buon cattolico, il buon cristiano, anzi, il buon cattolico è una baggianata per un cataro. E tanti chiedevano il consolamento in punto di morte, che era la tradizione classica di chi si rivolgeva a un monastero per avere quella che poi è stata considerata l'unzione degli inferni. Ora, la cosa comica è leggere di gente che però si rivolge ai catari, guarisce e poi va a chiedere l'unzione, in sostanza l'unzione degli infermi, al monastero cattolico.
Perché la logica di questa gente qui era quella di guadagnarsi il paradiso. Cioè, non, come si diceva prima, la diffusione del catarismo non è tanto dovuta alla percezione che quella fosse la vera dottrina. La diffusione è dovuta al fatto che in certi territori il popolo che vedeva questi fare un certo tipo di vita e predicare in termini buonistici, venivano apprezzati. Il risultato era che venivano sostanzialmente tollerati, perché il termine giusto è quello. Ovvero, mentre agli occhi di un cattolico il fatto di negare Cristo, di negare la divinità, di proporre il suicidio, di vietare il giuramento perché il giuramento non fa parte di quanto indicato da Cristo, che dice di non giurare nei Vangeli, agli occhi di chi ce li trovava davanti, diceva: ma queste mi sembrano brave persone. È un po' il meccanismo classico di quello che si ritrova ad avere a che fare con gente che non ha mai conosciuto e che però trovandosi di fronte a convivere in qualche modo cerca di accettarli e tra virgolette li tollera. Ed è proprio quello che è successo in lingua d'oca. Per cui. A me, scusa Vincenzo, va via spesso la connessione e io ho perso interi passaggi di quanto hai detto. Da quello che stiamo dicendo, che stai dicendo soprattutto tu, l'argomento Catari non può essere, come dire, trattato in maniera superficiale. Invece mi pare che se ne parli in giro in maniera molto superficiale. La dottrina dei Catari invece merita di essere conosciuta, che a noi è arrivata la storia dei Catari o la dottrina dei Catari in maniera un po' deformata. Sto parlando a livello generale. Quando si parla di sterminio dei Catari, naturalmente si descrivono i Catari come i buoni cristiani. Eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo aperto una discussione su questo, che io direi di approfondire magari in una prossima diretta, perché io non riesco a seguirti, mi va via proprio la connessione e quindi mi è impossibile seguire e quindi anche interloquire e sentire quello che dici, per cui mi diventa veramente difficile. Io ti sono grato di quanto finora abbiamo detto. Non sei un picco pallino qualsiasi, ma sei uno studioso di storia, anche di storia medievale, e hai approfondito naturalmente, man mano che certe cose come erano state raccontate, hai approfondito e alcune cose le abbiamo dette, altre naturalmente saranno da dire per poi arrivare a quella che fu l'Inquisizione. Ma c'è una cosa importante sull'Inquisizione medievale che forse vale la pena dire subito. Sì. Qual era la caratteristica principale dell'Inquisizione medievale, Vincenzo? Allora, l'Inquisizione nasce con l'idea di verificare che i cristiani occidentali, quindi i fedeli cristiani, non i fedeli di altre religioni, che potevano essere tipo gli islamici o i giudei, i fedeli dell'ebraismo, che i cristiani in Occidente professassero la religione del Papa di Roma. Questa è la base. Quindi l'Inquisizione era diretta e indirizzata solo ai cristiani, non ad altri. Ecco, Solo i cristiani. Ora, cosa succedeva? questo è un dettaglio che tanti si dimenticano di precisare, tanti si dimenticano di precisare. E invece, altro che dettaglio, anzi, è una caratteristica fondamentale dell'Inquisizione medievale. Perché poi le inquisizioni sono state tre, noi stiamo parlando di quella medievale, ovviamente. Sì, poi i principi erano sempre quelli di verificare che la dottrina professata fosse quella che noi definiamo cattolica. Tutto questo era il vero compito dell'Inquisizione. Poi, questo come veniva ottenuto? Veniva ottenuto in vari modi. Allora, il primo modo era quello di fare dei confronti. Tant'è vero che nel Medioevo era normalissima la disputa. Per
Per cui, quando dicevo prima Capisco, che certo. c'erano che il catarismo si è distribuito e si è allargato nel corso di un paio di secoli, c'è cioè a dire che il primo contrasto che faceva la Chiesa cattolica al catarismo era sostanzialmente quello di inviare monaci che cercassero di capire questi che religione professassero e se eventualmente fossero appunto allineati o meno alla dottrina cattolica. Abbiamo degli esempi che sono famosissimi, che sono quelli appunto che chiamano anche, alcuni li chiamano anche precatari, di Pietro di Bruy e del monaco Enrico, che stiamo parlando 1120-1130, che sono dei predicatori itineranti, cioè questi, si parla della Francia, e di alcune zone della Germania, dove loro vanno, predicano, creano purtroppo dei movimenti di rivolta e questi movimenti di rivolta vengono sedati sostanzialmente dalle autorità politiche, le autorità politiche quindi dai signorotti locali. In questo caso assistiamo alla Chiesa che cerca di contrastarli facendo confronti, cioè non c'è. Purtroppo l'Inquisizione mi è sempre vista come quella che ti dice o ti adegui o ti brucio, perché poi questa è la sostanza. Quindi l'Inquisitore viene visto quello, come quello che ti mette sempre al rogo chi non è concorde col Papa. Invece poi la realtà è ben diversa, perché prima si cerca di far cambiare idea all'altra persona dimostrando la propria. Esatto, diciamo di convertire, di far Di tornare all'ovile. Di far tornare alla vera fede, in sostanza. E questo viene fatto appunto tramite dispute, tramite prediche, tramite colloqui. E tra altre cose, per quanto riguarda i catari, la cosa divertente è che intervengono anche personaggi illustri. Si parla di un San Bernardo, interviene anche San Norberto dei Premonstratensi. Cioè, gente preparatissima. E tra altre cose, c'è un bellissimo libro che parla proprio di quella che poi passa alla storia come crociata contro gli albigesi, che ha scritto un professore della Cattolica di Milano, questo qui, Marco Meschini, che riporta tutta una serie di esempi in cui gli stessi fedeli catari si rendono conto di quanto a livello di dottrina i catari stessi siano carenti. Quindi, questi escono fuori dalle dispute sconfitti, però non convertiti. Quindi, in realtà, abbiamo l'effetto di avere i catari che rimangono catari, in sostanza. Il popolo che però si accorge in quel momento di aver seguito, di aver avuto a che fare con personaggi che ha supportato, ma che effettivamente non erano dottrinariamente validi. Il problema è che questa religione permane, ovvero noi abbiamo 2 secoli in cui c'è questo sottobosco che viene sconfitto, viene attaccato, in cui abbiamo i signorotti locali che non potendo accettare che ci sia chi professa una dottrina per cui non si devono pagare le tasse, per cui non vale il giuramento, per cui quello che viene detto dalla Chiesa non ha valore, e che vorrebbe dire a quel punto creare un disordine sociale totale, perché nel Medioevo, che si basa tutto sulla religione, andare a dire che chi è l'intermediario tra l'uomo e Dio non è efficace. Vuol dire sostanzialmente buttare all'aria tutta la struttura. Ed è per questo che intervengono i laici, i signori laici più volte. Al tempo stesso, cosa succede? Al tempo stesso abbiamo che la Chiesa stessa supera tutta una serie di contrasti anche con l'impero, finisce la lotta per l'investitura e può cominciare a crearsi tutta una struttura interna basata sull'evoluzione del diritto che si ha
dal 1100 in avanti, soprattutto con quello che è passato alla storia come decreto di Graziano, che indica la base di tutto quello che sarà il diritto successivo. E per cui il Papa. Vincenzo, scusa, ma me va via, scusa Vincenzo, me va via continuamente la connessione. Io direi veramente di chiudere qua questo primo collegamento perché è veramente per me impossibile. Non riesco a seguirti. 10 secondi. Abbiamo visto un po', per sommi capi, quella che la dottrina era la dottrina dei Catari, ma mi pare che siano emersi già elementi di forte interesse, insomma, per approfondire. Abbiamo anche detto che monaci, preti, eccetera, avevano tutto sommato il loro scopo non era quello era quello di convertire e che soprattutto l'Inquisizione medievale riguardava solamente i cristiani, non riguardava gli appartenenti ad altre religioni. Questo mi pare un qualcosa di importante da precisare. Ma In questo un punto. prossimo collegamento magari approfondiremo, se sei d'accordo, vedremo ancora di più la dottrina dei Catari e magari parleremo dell'Inquisizione, perché altra cosa importante è parlare dell'Inquisizione medievale, cioè come funzionava, le garanzie che venivano date, chi realmente poi eseguiva queste condanne, perché in effetti, ripetiamo, lo scopo principale questi cristiani che avevano preso una certa strada. Questo mi pare che lo possiamo dire con certezza. Ti do semplicemente un minuto per chiudere, tirare le conclusioni, altrimenti poi non riesco a seguirti, Vincenzo, No, scusa. guarda, velocemente, velocemente. Qui tutta la questione è che nel momento in cui il Papa fa nascere la Santa Inquisizione, il catarismo è già sconfitto. Questa è la sostanza. Perché storicamente con la Santa Inquisizione si ha già tutta una struttura di predicatori che saranno poi sia i francescani sia i predicatori di San Domenico, che sono addestratissimi a combattere alle eresie, soprattutto al catarismo, e avranno tutto quello che è il nuovo apparato giuridico, per cui non ci potrà essere contestazione. Ovvero, nel momento in cui nasce l'Inquisizione, ormai il catarismo non ha più futuro. Catarismo che si era manifestato come possibile chiesa alternativa in precedenza, ed è quello che ha fatto poi venire fuori tutto quello che si è poi tramutato nella famosa crociata contro gli albigesi, di cui poi parleremo largamente prossimamente Sì, allora. dopo che avrò parlato con Silvano delle crociate, perché parleremo delle crociate con Silvano Burruso e preciseremo esattamente come nacquero, perché nacquero, tutte le varie crociate, eccetera, eccetera. Io ti ringrazio, mi è andata via ancora la connessione un paio di minuti fa, quindi mi sono perso dei pezzi. Quindi ti ringrazio ancora, grazie della tua disponibilità. E No, alla grazie. prossima, salutiamo chi ha avuto la pazienza, chi avrà la pazienza di vedersi Io non questo sapevo video. che Grazie ancora, sarebbe stato Vincenzo, e alla così tutta prossima, dura. ovviamente.